Sono le star del web i protagonisti della terza giornata di Internet Festival, la manifestazione che dal 10 al 13 ottobre porta a Pisa i maggiori esperti mondiali degli ecosistemi digitali. Con il loro storytelling quotidiano, giovani youtuber e instagrammer sono entrati a far parte della nostra vita, innescando allo stesso tempo una vera e propria rivoluzione economica. I dati Ipsos dicono infatti che il 62% degli italiani ha comprato almeno una volta un prodotto consigliato da un influencer. Nella sezione Star al gioco, che si è tenuta al Cinema Arsenale, giovani star del web hanno svelato le mosse giuste per un personal branding efficace e quali sono i trucchi del mestiere perché un contenuto diventi virale. Siamo qui con Gordon nel mare magnum della cosmogonia di internet. Sei uno dei pochi influencer che in un certo senso ce l'ha fatta. Insomma, i tuoi video sono un po' un inno alla banalità. Quindi come ti spieghi un po' il tuo successo? Allora, diciamo che ho colpito un pubblico che mancava su internet, che anziché rivolgermi alle ragazzine ho cercato di parlare più alle mie coetanee. Magari il linguaggio sporco dei miei video, quindi, che è la realtà della comunicazione moderna tra i giovani, penso che sia stata la chiave vincente del personaggio di Gordon. È notizia proprio di qualche giorno fa che l'Università e Campus di Roma ha istituito un corso di laurea specifico per diventare influencer e imparare le regole di un'attività ormai considerata a tutti gli effetti una delle professioni del futuro. C'è chi però non ha bisogno di imparare le regole perché è una comunicatrice naturale. Stiamo parlando di Licia Fertz, che a 89 anni è sbarcata sul web dopo la morte del marito e può vantare 66.000 follower su Instagram. Licia ha segato il mondo con i suoi scatti coloratissimi e la sua filosofia di vita: no time to be sad. Io vedi, quello che penso lo dico, forse uno sbaglio, non lo so, però all'età mia, ma anche quando ero giovane, ho sempre fatto così. Come ha conosciuto Instagram la prima volta? Guarda, grazie a mio nipote, perché ero caduta in depressione e lui ha cominciato per gioco a farmi delle fotografie, all'insaputa mia a metterle su Instagram. Poi dopo mi ha detto: nonna, guarda, c'è qualcuno che vuol parlare con te. Dico: con me? Ormai, dico, il mio ciclo di vita è finito. Che nonno, ascolta. Dopodiché mi sono divertita un gran tanto, perché delle persone che mi hanno dimostrato molto affetto, mi hanno chiesto dei consigli, io ho chiesto a loro, e poi anche delle cose negative, a torto o a ragione, non lo so, ma più a torto. Ma la rete può essere anche un mezzo per parlare di cose importanti come i diritti umani e la parità di genere. Irene Fakeris è una delle fondatrici della testata online Bossi e la creatrice della videorubrica per ragazzi su YouTube Parità in pillole. Prima è nata la mia associazione Bossi con la Y per l'amor di Dio, nel 2014, e poi nel 2016 ho deciso di far andare di pari passo i miei interessi e quello che era il mio canale YouTube. Quindi l'idea era quella di parlare di questi temi, parlare di parità, che è un tema che interessa a tutti indipendentemente da cosa uno sceglie di studiare, poi ai ragazzi, utilizzando un linguaggio accessibile a tutti, perché di solito questi temi vengono affrontati con un linguaggio molto accademico, per cui dopo un po' uno si stanca e non va avanti a comprendere. Come definiresti la parità di genere, magari per chi non è ancora molto sensibile a questo argomento? La parità di genere, e cioè il femminismo, perché questa è la parola, è credere che ogni persona abbia diritto ad avere le stesse possibilità e che non può essere il suo genere a non permettergli di fare alcune cose. Possono essere le competenze, possono essere tante altre cose, ma non il fatto che una persona appartenga a un genere o a un altro.